carica i filtri. Sto in diretta. Tranquilla, puoi parlare. Ah, non mi carica i filtri. Cavolo, dai, ma io ho bisogno dei filtri. Dimmi. Ah, grazie. Io prima avevo cercato per l'asciugatrice, però stai fuori, non volevo disturbarti, ma mi sono dimenticata. Grazie, grazie, davvero sei fantastica. Ok, è giù stesa. Sì. Ok. Domani mattina a poco. Ok, grazie mille, davvero. Ah, io ancora non ho capito come funziona, quindi boh. Stendino in vecchia maniera? Sì, esatto, finché capisco come funziona. Oh, ma dai, ma Instagram è uno stronzo, non mette i filtri. Cioè. Che taglio, che carine. Giusto, infatti, è vero. Comunque, eccomi ragazzi, scusatemi, stavo parlando con la Tata, è così che la chiamiamo. Io già la amo, cioè sia io che lei siamo arrivate ieri qui, però la amo tantissimo, cioè fantastica. E allora, scusate se ci ho messo un po' di minuti ad avviare la live, ma stavo di sopra con gli altri e non potevo fare la live lì, quindi per fare le scale solo mi ci è voluto un pochettino, perché è un po' grande questa casa. Io ho queste scarpe qui che non sono molto comode per scendere le scale, quindi adesso sono qui tutta per voi, fatemi tutte le domande che volete, già ci sono, vedo. E allora, io adesso comincio a rispondere a qualche vostra domanda. Nel frattempo voi condividete la live con tutti, mi raccomando, perché dirò delle cose importanti in questa live e preferirei che più persone possibili riescano ad ascoltare, così non dovrò ripetere mille volte le cose a cui andrò a rispondere. Quindi niente, parliamo un pochettino e magari dopo faccio entrare in live qualcuna di voi. Allora, adesso cerco qualche vostra domanda che mi avete lasciato qui. Come ti trovi nella casa? Allora, io sono arrivata ieri, non vi ho potuto far vedere nulla perché non era ancora uscito il video ufficiale, perché ci stavamo lavorando ieri. E, un attimo. Ok, eccomi. Quindi, stavo dicendo, sono arrivata ieri. E voi l'avete saputo solo oggi per varie questioni interne, non potevo dirlo ancora ieri. E conoscevo praticamente la maggior parte di loro, solo pochi non conoscevo. Le ragazze non ci ho mai parlato dal vivo, solo con Giulia negli ultimi giorni mi ci stavo sentendo, ci stavamo parlando un po'. E quindi per quanto riguarda i maschi li conoscevo tutti, perché li ho conosciuti prima che facessero questa casa e tutto. Li ho visti qualche volta e poi, vabbè, abbiamo comunque preso strade diverse, però sono comunque persone che ho conosciuto un po' di tempo fa, perciò quindi è stato meglio, perché comunque non sono persone sconosciute, so chi sono e ci ho passato già del tempo insieme, quindi sono simpatici tutti davvero, mi trattano tutti benissimo, quindi posso dire che mi trovo veramente bene. E vabbè, sono anche una persona che alla fine vado d'accordo con tutti, mi adatto in qualsiasi contesto io mi trovi, con qualsiasi persona, cioè non ho neanche pregiudizi, non mi fermo alle apparenze o a quello che pensa la gente di quella persona, a me non interessa, possono arrivare tutte le voci che volete su una persona, ma io prima di giudicarla o escluderla completamente dalla mia vita, anche non dargli la possibilità di farsi conoscere, prima di dare ascolto alle voci degli altri io do la possibilità a queste persone di farsi conoscere per quello che sono davvero, all'infuori anche dei social, no? Quindi questo è proprio un discorso generale. Questo per dire, sono fatta così, quindi con qualsiasi persona io alla fine mi ci troverei bene. Però loro sono davvero stracarini, il mood è bello, mi trovo bene, niente da dire. Ma mi sentite bene o devo alzare la voce? Allora. Ma quindi sei definitivamente nella house, su questo ci torneremo anche più in là, però non proprio, nel senso il mio ruolo qui non è personaggio della casa, del gruppo, ok? Sono qui per dei motivi che non vi posso ancora dire, non vi posso ancora dire quanto tempo starò qui, né che cosa succederà dopo, perché è tutto in lavoro, ok? In programmazione.
Quindi vedrete vivendo e per ora vi posso dire ni. Non per sempre, ma non vi posso dire quando cambierà qualcosa e poi che cosa succederà quando andrò via da qui. Quindi per ora vi basta sapere che starò qui per un pochino di tempo e poi succederà qualcos'altro. Vabbè, non posso dire altro. Allora, poi, comunque tutte le cose che vedrete poi sono cose a cui sto lavorando insieme alla Stardust per fare un'altra cosa dopo. Però per adesso sono qui e basta, non posso dirvi altro. Comunque non ho un filtro in faccia e questa cosa mi dà altamente fastidio perché sinceramente Instagram io ti odio perché che cavolo, cioè io non faccio mai una live, ok? Quando io faccio una live tu mi togli i filtri, allora io non faccio più le live perché tu mi togli i filtri. Instagram, che cazzo fai? Vabbè. Allora, bella Marco. Non so come io abbia fatto a leggere il tuo commento perché non li stavo leggendo, quindi che culo. Comunque, non so se hai scritto prima, ma non l'avrò letto. E bella ci si becca quando sei a Milano. Allora, con chi sei in camera nella Stardust? Sono con Giulia, sono molto felice, mi sta davvero tanto simpatica e mi trovo davvero bene con lei. Poi, come l'ha presa Dani appena ti ha visto? Allora, cioè, dovete capire che sono passati molti anni da quando c'è stato qualcosa che sinceramente non definirei neanche proprio una vera e propria relazione, perché comunque non è durata realmente molto. Ma ok, sono passati 2 anni, ragazzi. In questi 2 anni lui è un mio amico da allora, siamo amici. Mi fa ridere tantissimo, è una delle persone che mi fa più ridere, quindi bene, è davvero felice che sia qui perché comunque, non lo so, è bello vedere una vecchia amica perché siamo amici, cioè non mi ricorda come una sua ex. Quindi, ti trovi bene con Aurix? Allora, io purtroppo, essendo arrivata solo ieri, non ho avuto molto tempo per... Non volevo, non so cosa sia successo. Ok, allora stavo dicendo, cazzarola, siccome sono arrivata solo ieri, non ho avuto molto tempo di parlare molto con lei, soprattutto con lei. Ho parlato un pochino con Brisida anche, mi stava molto simpatica anche lei. Aurora è quella che ho conosciuto meno finora perché non ho avuto molto tempo e sono qui da poco, però la trovo stracarina, cioè proprio a pelle mi piace, quindi non vedo l'ora che ci sia un po' di tempo per conoscerla meglio. E poi, allora, io non sto leggendo i vostri commenti adesso, sto leggendo le vostre domande, scusatemi. Allora, scusate, sto cercando una domanda. Qual è la ragazza con cui vai più d'accordo, immagino tu intenda. Ovviamente Giulia, perché siamo nella stessa stanza ed è l'unica tra le altre che ho sentito per un po' di tempo prima di venire qua. Tutte le altre le conoscevo già, ma non abbiamo mai avuto modo di conoscerci meglio. Giulia l'ho conosciuta un pochino prima di venire qui e nulla, l'ho già detto, lo ripeto, stracarina, l'amo, l'adoro. E poi... Sì, ma scialla d'Aurix. Non ho capito. Comunque continuate a condividere la live con i vostri amici così che non debba ripetere troppe volte queste cose. Allora poi arriviamo a questo argomento perché devo rispondere anche a queste cose, ovviamente. Nulla, semplicemente io sono qui, lui sta continuando la sua vita, io continuo la mia. A volte la vita delle persone prendono due strade diverse, le volte le persone si dividono, ma questo non significa che si chiudano i rapporti. Se i rapporti si chiudono, di certo non è per la distanza, lo sapete meglio di me che non è mai così. Penso che qualcuna tra tutte queste persone che mi sta guardando possa sapere anche per esperienza. Quindi
La distanza, cioè se hai un'amica, la distanza la puoi tranquillamente sentire. Se si chiude il rapporto non è per la distanza, non è perché io vado a vivere in un'altra casa, non è perché la nostra vita ha preso due strade diverse. Quindi ovviamente non vivremo più insieme, ma ci vedremo ogni tanto, perché io stando qui comunque avrò uno stile di vita diverso, comincerò a vivere proprio in un modo diverso, lo vedrete proprio. Non ho vissuto bene nell'ultimo periodo, ho gestito male la mia vita quotidiana, da qui comincerò a gestirla molto meglio, avendo comunque tante persone in casa, c'è tanta distrazione, tante persone con cui parlare e tanto da fare, video e altro, quindi mi toglie molto tempo, spero che è una cosa che lui capisca e basta. Se una persona non lo capisce, non ti vuole bene davvero, secondo me. Quindi lui ora non lo so cosa farà, io lo comunque sento, ci parlo tutti i giorni, farà qualcosa di suo, di diverso e basta. Fine. E poi, che segno zodiacale sei? Ariete. Rispondo anche a queste domande easy easy. Scusate ragazzi se non parlo, ma perché sto cercando le domande. Nel frattempo fatene altre e continuate a condividere la live, che siamo quasi a 5.000 persone, che è tantissimo, infatti vi ringrazio tanto tanto. Davvero vi amo. E vabbè, non leggo più le domande, mi hanno rotto le scatole, non ne trovo altre, via via via. Si tolgono. Ok, ora niente, commentate e leggo i vostri commenti in live. E che dire? Che dire? La mia vita ha cominciato a riprendersi solo 2 settimane fa, nel vero senso della parola. Io ho cominciato a essere più attiva solo 2 settimane fa. Infatti mi scuso per tutta la mia assenza da più o meno ottobre fino ad adesso. Non ho passato un bel periodo, ma ora sto lavorando sull'essere felice e sto facendo questo perché voglio fare qualcosa di mio, qualcosa che io senta davvero mio, non che io vado lì e devo integrarmi e poi sentirmi parte di quella cosa. Voglio creare io quella cosa, così che io la senta più mia e che io mi senta al mio posto e che io capisca che quella è davvero la mia strada. Quindi sono tutte cose molto buttate così al vento per voi, perché non capite molto da quello che vi dico, visto che non vi posso dire cosa succederà in futuro. Però comunque sia, vedrete, vi prometto davvero, vi prometto che, cioè, questa volta davvero cambia tutto, 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 tutto. Cioè, avete già capito sono venuta qui, quindi già stanno cambiando un bel po' di cose. E i filtri Instagram non me li rimetti, vabbè, ma sinceramente che schifo Instagram adesso, che problemi ha? Mi dà fastidio, non è giusto, che noia. Come ti sembrano le coppie? Allora, sono tutti molto molto carini e mi fanno sentire molto sola, però sinceramente, quindi hanno rotto, davvero, cioè, basta. Sono così carini, ma mi fanno sentire sola. Quindi, che fastidio. Però sono davvero, li amo, sono carinissimi insieme. E gli altri, oh, mi stavo vedendo il telefono. Gli altri non ho la più pallida idea di dove siano. Cioè, in realtà alcuni stavano su nella stanza dove stavo, altri stanno da qualche altra parte. Cioè, perché questa casa è molto grande, quindi si disperdono. Perciò, I don't know. Poi, continuiamo le domande. Scusate se non sto parlando, ma sto comunque cercando le domande. Perché sei alla Stardust? Allora, penso che l'abbiate capito da quello che ho detto prima, però cerco di spiegarvelo. In poche parole, perché ho un
progetto. Scusate, stavo leggendo un messaggio. Abbiamo un progetto e nel frattempo sarò qui in questa casa. Non posso dirvi per quanto, però sarò qui. Basta, per un po'. Cioè, non vi posso dire niente in realtà perché non è nulla ancora che posso dire. Perciò lo scoprirete, ragazzi. Scusate se non ve lo dico davvero, ma non posso spoilerare nulla. E comunque non faccio mai live, seriamente mi fa strano fare le live perché non parlo, però ditemi se volete altri live qua in live nei commenti, rispondetemi e cercherò, vi prometto, di fare almeno una live a settimana. So che c'è chi ne fa una al giorno, ma io parto con farne una a settimana, ma in realtà probabilmente riuscirò a farne anche di più perché mi piace il mood in questa casa e mi trovo bene, proprio mi sveglio che voglio fare, capito? Quindi molto probabilmente troverò la voglia di fare anche più live. E niente, non so perché dire, non trovo altre domande, ho già risposto a tutte. Vabbè, parliamo anche di questo, già che ci siamo. Ma con Angelica, allora ragazzi, io Angelica la conosco da quando, dal primo momento che si è messa con Dani. Quindi loro stanno insieme da un pochino, non da ieri, quindi la conosco già da un po', ci ho passato anche più di un giorno insieme, ci ho parlato, è stracarina, cioè davvero è bellissima, la adoro. E niente, né lei né io abbiamo niente contro nessuno l'altra, cioè lei ha capito proprio che tipo di persona sono, in che rapporti siamo io e lui, e fine, cioè lo capisci, basta guardarci, cioè nel senso, lo vedi. E quindi niente, questo. E nulla, io più o meno ho finito le cose e spero che questo nuovo inizio, non lo so, vi piaccia, questa nuova me, perché sto cambiando sia nello stile che in altro, proprio anche di personalità mia interiore, voglio essere una persona migliore per me stessa e non per gli altri, perché me stessa è l'unica persona che avrò da qui fino alla fine dei miei giorni, quindi siccome devo convivere con me, dovrei essere una bella persona per me e non farmi del male da sola, quindi autocolpevolizzarmi, autoricordarmi le cose brutte apposta per stare male, quindi sto proprio cercando di fare una pulizia interna, ok? Proprio una rinascita, diciamo, e si riparte da qui. E questo è solo l'inizio, non pensatelo come una cosa definitiva. Aspettate prima di giudicare qualsiasi cosa, sempre, non solo in questo contesto, sempre nella vita. E nulla, porterò nuovi contenuti, nuove cose e spero che tutto vada bene. E nulla, vi ringrazio per essere stati in live, vi prometto che la prossima live durerà di più. Se volete facciamo un momento screen, quindi un attimo. Non so se l'avete fatto, però per chi l'ha fatto, dai. Niente, adesso io vado, torno dagli altri, la prossima live la farò anche con loro. Ora non so perché non ci siano, perché stavano giocando alla play e non mi andava a disturbarli. Sono scesa io a fare live. Raga, vi giuro che il mio telefono è strano, tantissimo strano. Non so che dire, vabbè, ha fatto cose strane. Vabbè, vi prometto che la prossima live sarà con anche gli altri. E nulla, io vi mando un bacio, grazie per aver visto la live e ci vediamo tra poco nelle storie perché continuerò a fare storie e rispondere alle vostre domande. E soprattutto ditemi se volete altre live, vi lascerò un box delle domande nelle storie, non un box delle domande, un sondaggio. E in base a quel sondaggio cercherò di fare più live. Promesso, vi mando un bacio, vi voglio bene e niente, seguitemi fino a quando ci saranno le cose di cui vi ho parlato, così potete capire da soli, perché non ve lo posso dire, almeno per ora. Dovete aspettare un po'. Nulla, un bacio, vi voglio bene e ci vediamo sulle storie. Come si chiude? Perché non faccio mai live, come? Ho davvero chiesto come si chiude. Vabbè, ciao.